Salve a tutti ragazzi, questo sarà un video molto speciale di Misteri su YouTube Italia, poiché credo di essere finalmente giunto a capo di uno dei più grandi dilemmi di YouTube Italia. Ovvero, oggi riuscirò a mostrarvi le facce di alcuni dei VGF, in questo caso Alex, Cicco e Giorgio. Partiamo dall'inizio però. Come ogni giorno, ho controllato la mia casella di posta e ho trovato una mail molto strana. Il mittente si chiama VGF Finder, ovvero, in italiano, il cercatore di VGF. Infatti, come possiamo notare, nell'immagine che usa per mostrarsi, viene raffigurato Lion sotto pressione come se fosse stato sgamato, con una lente di ingrandimento puntata verso la faccia. La mail non è molto lunga, ma contiene una frase e tre contenuti molto interessanti. Sono uno stretto collaboratore dei VGF, sono stanco di stare dietro le quinte e di non avere il mio merito. Ormai il segreto è stato trattenuto più del dovuto. Ecco le facce di Alex, Giorgio e Cicco. Sei libero di non crederci, ma ti sto dando un'informazione molto importante, che non conosce nessuno oltre che noi stretti collaboratori di Ettore. Infatti nella mail ho trovato queste tre foto che appartengono a quanto pare, a tutti gli effetti, al volto di Giorgio, Cicco e Alex, i misteriosi youtuber dei VGF. All'inizio non sapevo se crederci o no, finché non mi sono accorto che effettivamente queste foto erano fresche. Nessuno le aveva mai mostrate o utilizzate in un video sulle facce dei VGF finora. Così sono andato a scavare un po' più a fondo di questa strana vicenda e ho trovato un video molto sospetto, postato dal misterioso VGF Finder, che riporta nel video stesso un mistero ancora più misterioso, un rebus. Che cosa ci vorrà dire? Forse in questo rebus ci potrebbe essere rivelato qualcos'altro di ancora più misterioso sui VGF. Chi lo sa? Nel frattempo cercherò di scoprirlo. Le domande però restano lecite. Perché non ha postato direttamente lui un video con queste foto? Avrebbe fatto un enorme successo. Forse aveva bisogno di me per prendere una fetta di pubblico un po' più ampia? Chissà. Alla prossima ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace ed iscrivetevi. Ciao da Stefano!